Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo quarto episodio di Opera e la riscossa. Allora, partiamo subito perché non voglio perdere altro tempo, come sempre. Allora ragazzi, i primi episodi stanno andando bene, sì, stanno andando bene. Magari pensavo qualcosina di più, però tranquilli, cioè, sono tranquillo, l'affluenza mi piace, i like che lasciate mi vanno bene, nel senso mi state facendo capire che la serie vi piace, quindi la continuerò sicuramente almeno per un bel po' di episodi ancora. Allora, oggi vorrei cercare qualche altro campo di qualche nostro non cliente, perché in teoria siamo noi, di qualche nostro datore di lavoro che abbia, no, forse questo abbiamo già fatto, però dai, vediamo cosa ci fa fare. Ok, chiudiamo qui, tac tac. Ok, vediamo. Tu cosa ci dai? No, già fatto, mi dispiace. Ma che tra l'altro, sembra di averla già fatta sta cosa qui. Proprio con gli stessi mezzi, tra. No, stessi mezzi no, però. Boh, mi sembra di averlo già fatto. Vabbè, niente. Allora, cerchiamo. Dai, andiamo al set che è bello grande e forse per tutta la puntata dovrebbe essere più che sufficiente. Il set non mi pare di averlo già fatto. E quindi io punterei a fare quello, sperando che ci faccio fare una lavorazione non ancora fatta. Parcheggiamo qui il nostro pickup. Ok, qui c'è seminato. Vediamo, dai. Fertilizzazione con. Ma sì, dai. Si può fare, però io direi di cambiare mezzo e come mi avete suggerito, basta entrare e uscire, quindi. No, ma perché questo? Che cavolo. Volevo fare. Ma proprio cambiato anche il tipo di fertilizzazione. Oh, ok. Dai, facciamo questo, dai, tanto questa fertilizzazione non l'abbiamo ancora fatta con l'irroratrice a liquido, diciamo. E dai, possiamo anche farlo, altrimenti tanto abbiamo talmente tante cose da fare che poi ce ne sarà da fare. Tra l'altro, George Watson è il nostro. Abbiamo già lavorato per lui, quindi è già un pochino soddisfatto di noi e quindi direi di andare a lavorare per lui. Allora, sentiamo cosa ci dice questo George Watson. Solita cosa, insomma. Senti questo profumo, odore di denaro, non ti sembra, bisogna solo avere il naso per sentirlo. Vuoi la versione semplice? Ok, tu co copri di fertilizzante quel campo e io ti pago 2735 euro. Sì, ok, vi confermate che andate tutti dallo stesso spacciatore, Enrico Papi. Allora, iniziamo bene, vediamo. Ma che cavolo è successo, ragazzi? Cioè, non ho manco lavorato e mi. Ragazzi, non so se avete visto quello che è successo, ma. Mi ha dato i soldi ancora senza aver lavorato. Mi sa che si è buggato qualcosina, ragazzi. Vediamo, riprovo. Ma no, no. Allora, ragazzi, riapro e chiudo la partita e ci vediamo tra un attimino. Ok, ragazzi, sistemata la cosa. Non so perché mi faceva sempre ripetere la stessa lavorazione, quindi ho provato a rientrare e uscire, ho provato a farla partire. Mi ha fatto ancora praticamente la cosa, quella cosa lì, quindi infatti i soldi sono aumentati. Però ho provato a mandare avanti il tempo parecchio, ho mandato avanti tanto 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 e essendo cresciuta la roba qui. Mi fa fare altro, quindi ora vediamo. Vabbè, abbiamo 2000 euro in più, però vabbè, dai, pace per 2000 euro. C tanto ce ne serviranno chissà quanti per creare la nostra nuova fattoria. Allora, la nostra nuova azienda. Allora, vediamo. Adesso finalmente cambia e ci dà anche più soldi, quindi direi di fare questa cosa qui. Allora, sempre George Watson ci chiede: ti andrebbe di guadagnare 2000, 24.000 tatatac extra per caso? Devo raccogliere i prodotti di un campo il prima possibile. Finalmente hanno cambiato spacciatore, ragazzi, hanno cambiato quello che ci dicono. Il prima possibile, ma il mio collaboratore non risponde ai messaggi. Forse ha perso quell'accidente di telefono. Oppure non gliene frega un cazzo di te, però vabbè. Un'altra volta. Se non ci sbrighiamo, in ogni caso, il raccolto finirà per marcire. Puoi darmi una mano tu? Vabbè, certo che posso darti una mano. Abbiamo 62 minuti per fare questa missione, però direi che in questo episodio dovremmo riuscire a farcela. Nel caso farò un po' di tagli. Allora, sei solite cose, quindi inizia. Qui, ragazzi, beccheremo un sacco di soldi, però dai, direi che è anche bu cosa buona e giusta, perché altrimenti
prima di costruirsi una farm, chissà quanto ci vuole, ragazzi. È parecchio lunga, arrivare a un bel po' di soldi per poter. Mi hai spiegato? Ok, perché no? Ah, ok, non si accendeva. È un bel po' lunga prima di iniziare, di riuscire a farsi su un bel po' di soldi, ragazzi. Quindi, se facciamo anche missioni che ci danno tanti soldi, forse è meglio. Per la modalità, la difficoltà invece ho preferito lasciare ancora normale, perché è difficile, poi magari diventa una cosa troppo, troppo lunga. E appunto, come vi dicevo, ricostruire un'azienda da zero, comprarsi tutti i mezzi, credetemi che intanto qui se sentite partire uno shuttle, è la stufetta di camera mia che fa un casino assurdo delle volte. E io penso che almeno 500.000 euro per creare una piccola aziendina con mezzi piccoli e un po' tanti attrezzi ci servono, quindi io direi di puntare almeno 500.000 euro. Dopo, se voi avete idea di qua, mamma mia, sta stufetta, se voi avete altri obiettivi, ditemeli pure che ci ragioniamo su, ragazzi, sulla farsi, ditemi se secondo voi si potrebbe fare qualcos'altro, o non so, magari no, non arrivare a 500.000 euro, ma arriva a 300 o arriva a 1 milione, non lo so, ditemi voi secondo il vostro parere che cosa sarebbe meglio. Ok, anche perché qui i mezzi piccoli non costano tantissimo su questo farming, quindi non costando tanto possiamo anche andare a comprarci, non so, un paio di trattori con 500.000 euro, un paio di trattori e qualche attrezzo, e bene o male ci stai dentro, diciamo. Ovviamente dipende dai trattori che compri, dagli attrezzi che compri e quant'altro, però per fare una piccola azienda non penso che bisogna spendere miliardi. E poi 500.000 euro sono tanti, quindi vabbè, ditemi voi nei commenti. Dopodiché, che altro dirvi? Ah, alcuni mi hanno detto di non usare la GPS mode, però tanti altri mi hanno detto: oh, finalmente usa GPS mode, che fa un lavoro bello, pulito, ordinato. Non so, sì, viene fuori una cosa fatta meglio, non è al limite, cioè proprio al limite della realtà, perché non tutti i datori di lavoro ti danno in mano il GPS, quindi diciamo che siamo proprio al limite, ecco, della realtà. Io magari la utilizzerò in certi episodi, in altri no, ora magari vediamo un attimino dal tipo di lavorazione. Tipo questa qui è anche abbastanza easy, sia da fare che, diciamo, in realtà basta stare dietro al primo filetto da raccogliere e basta. E quindi diciamo che si potrebbe anche evitare in episodi simili a questi. Per gli altri episodi magari, non so, dove non si capisce bene se si è sfertilizzato o no, ma ecco, magari lì si può utilizzare la GPS anche per andare dritti. Tanto vabbè, i campi sono squadrati, quindi cioè, sono belli rettangolari, quindi è easy. Ok, dopodiché volevo un attimino parlare di quello che sarà il canale. Il canale ultimamente sta andando benino, bene. Diciamo che con l'inserimento di The Farm, che ormai purtroppo è finita, per motivi di problemi nel salvataggio, con l'inizio di The Farm stagione 2, ragazzi, avremo quasi una rivoluzione a livello grafico del canale. Questo penso lo dirò in altri video. Comunque avremo una rivoluzione a livello grafico del canale. Ci sarà una nuova intro per quanto riguarda appunto The Farm stagione 2, sarà quasi uguale, ma cambieranno un pochino le clip, nel senso, ora non mi ricordo di preciso le clip, però mi ricordo che c'era dentro la Holmer, il Fent, Diago, comunque c'erano un po' di lavorazioni che si vedevano nell'intro, molto veloce ovviamente, perché era un intro molto veloce e perché era ritmo di musica, ma comunque ho aggiunto altre clip e sostituito con altre che non mi piacevano. Comunque, anche per vedere un attimino, ci saranno dentro ancora alcune clip di FS15 ed alcune clip nuove del 17. E che altro? Ah sì, beh, il pezzo finale, quello dove usciva la scritta dei farm obbrobriosa in 2D, che non mi faceva impazzire, ora è in 3D, cioè un movimento 3D molto veloce anche quello, e appunto a comparsa stagione 2, sì, diciamo una cosa molto più carina rispetto a prima. A me piace, cioè,
non è che fa impazzire dire oh wow, siamo a livelli di creatori 3D, di videomaker 3D, però io sono soddisfatto, secondo me è uscita una buona cosa, quindi promossa a pieni voti. Quindi spero che anche a voi piaccia questa nuova intro di The Farm stagione 2. Dopodiché, altre novità, ci sarà la nuova copertina YouTube a cui ho lavorato io, ovviamente, cioè tutto quello che sto dicendo è tutta roba che ho fatto io nel, no, tempo libero no, però tra un video e l'altro, il lavoro e tutto quanto, sono riuscito a far saltare fuori queste cose. Ci ho messo parecchio, però vabbè. Un pochino, ammetto che ho fatto un pochino di fretta, però era cosa che dovevo fare, quindi ragazzi, prima o poi dovevo farla, quindi mi sono messo sotto, ho detto facciamole tutte e basta. Quindi ci sarà la nuova grafica del canale, la nuova copertina del canale, che secondo me è simile a quella, cioè il pezzo centrale, diciamo che è come quello vecchio più o meno, con qualche scritta in più, e poi cambia parecchio lateralmente, perché ci sono state aggiunte un paio di cose riguardanti, c'è cioè una screen riguardante farming e una screen riguardante il modding. Quindi che ogni tanto vi dirò che verranno aggiornate queste screen, quindi magari la screen di farming ogni tanto cambierà, e cambierà anche quella sul modding. Ecco, magari metterò la mod a cui mi starò dedicando in più in quel periodo, ecco, o prima che esca, ecco, una cosa così si potrebbe fare. Comunque è cambiata pure quella, penso la cambierò pure su Facebook, perché su Facebook nella pagina ho la classica screen che hanno la maggior parte tutti quelli che trattano farming. Penso che anche lì metterò una screen con magari delle scritte in sovraimpressione, ecco, giusto per renderla un attimino diversa da una singola screen e basta. E spero che anche a voi possa piacere questa cosa come idea. Dopodiché, che altro cambierà? Allora, cambiata la I. Ah, poi sì, cosa molto figa, secondo me, che non ho mai messo nei miei video, a parte forse ogni tanto, ci saranno dei mini banner, per così dire. Che comunque ragazzi, parlo ancora 1 minuto o 2, dopo tranquilli vi lascio fin video e ci vediamo alla fine del campo, perché altrimenti qui ci mettiamo le ore a fare sta puntata. Ci saranno dei mini banner che compariranno, voglio farli esordire con la stagione 2 di The Farm. Dopo comunque penso che anche in questi, nei video dei contoterzisti e in altri video li inserirò quei mini banner lì. Comunque ci saranno dei mini banner a comparsa che vi chiederanno, non so, lascia un bel like o iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, o non so, ricordati di leggere la descrizione, perché ragazzi, mi raccomando, la descrizione è sempre importantissima, perché potete trovare domande, risposte a domande ancora prima che li facciate. Tante volte non è la prima volta che magari qualcuno mi chiede qualcosa, io lo rimando alla descrizione, perché in descrizione c'è scritto, comunque magari lo dico anche nel video, però tanti non stanno attenti, e quindi io tante cose le aggiungo e le scrivo nella descrizione se serve. Quindi ragazzi, prima di fare domande, se volete fare un commento con una domanda specifica, prima guardate nella descrizione se non io, se magari io non abbia già scritto che cosa magari qualcosa riguardo, ecco. Ok, ci saranno tutti quei mini banner lì nuovi nuovi che ho già preparato tutti, sono 4 o 5, forse anche 6, cioè sono tanti, quindi penso li piazzerò in punti a caso del video, certo in punti magari un pochino vuoti, come non so, ma c'è un momento in cui non sto parlando perché non so cosa dire, o comunque c'è qualcosa da aspettare o vedere, tac, ve lo piazzo lì, così intanto piuttosto che parlare vi intrattengo con il mini banner, così vi mettete a leggerlo nel mentre. E sì, ecco, ci saranno anche quelli. E poi mi pare basta, forse voglio rivedere anche il logo, so che l'ho fatto, quel logo lì c'è da poco, nel senso sarà 3 mesi che ho il logo nuovo, quello con la scritta in mezzo MiroZ e lo sfondo con gli alberi, gli animali, la farm in generale, ma penso che anche quello forse lo rivedrò, perché mi piace ma non mi fa impazzire, forse la scritta MiroZ, boh, non mi fa impazzire, la volevo forse più grossa o stampata, perché si fa fatica a leggere. Ora l'ho già cambiato, l'ho fatto bianco, la scritta l'ho fatta bianca, giusto anche per farla risaltare un po' di più perché non si capiva bene, ma anche lì boh, non mi fa impazzire, quindi ragazzi penso di farò anche quello, comunque tempo al tempo, perché quella mi manca, devo mettermi lì a farla. E poi altro non saprei, vorrei rifare proprio l'intro generale, quella presente che bianca con la scritta MiroZ che gira e si crea diciamo dal nulla, anche quella lì l'avevo fatta io, però vorrei rifarla, magari aggiungendo proprio delle clip di farming. Tanto alla fine questo canale tratta solo farming al 90%,
e quindi magari si potrebbe rifare pure quella, però ora come ora non ho moltissimo tempo da dedicare, specialmente sono un po' indietro con i video, devo portarmi avanti e registrare, quindi penso che probabilmente quella lì non verrà toccata per il momento, però magari nel 2017, cioè per l'anno nuovo, magari vi aggiungerò anche quella. Ok ragazzi, io direi di fare un piccolo tagliettino e ci vediamo tra pochissimo. Vi metto il film video. Ok, eccoci qua ragazzi. Allora, sì, ho fatto strisciate un po' come in realtà, perché altrimenti devo continuare a fare manovra e non avevo voglia, quindi ho fatto tac tac, cioè ho fatto slalom e poi l'ho ripreso dall'altra parte. Comunque, ho quasi finito, guardate il tempo, ci ho messo, avevamo 62 minuti all'inizio, mi pare, e siamo a 34, quindi ci ho messo quasi una mezz'oretta a raccogliere tutto, quindi credetemi, una scoglionata pazzesca, anche perché ero qui da solo e a fare tutto sto campo alla velocità di 9 km orari, mi sono veramente rotto le palle, senza rispetto proprio. No, sì, mi sono un po' stufato sinceramente, però dai, almeno ho finito, in teoria adesso dovrei interrompermi perché la torta in alto a destra è quasi completa, ecco infatti. Oh, un lavoro eccellente, ricompensa 24.000 euro e tempo bonus 10.000 euro. Sì, sono andato anche abbastanza veloce, quindi ci sta il bonus. Sì, sono un po' troppi soldi per aver fatto una lavorazione così, però tanto, tanto di cappello. Ok, direi di partire subito, tornare a casa e chiudere l'episodio perché altrimenti viene veramente lungo, ragazzi. Allora, capiamo un attimo dove andare, ok, ho già capito tutto, però teniamola lo stesso piccolina, la mappa. Sì, ci ho messo parecchio, ragazzi, e mi sono un po' stufato, come vi ho detto, però dai, ci stava. Ok, abbiamo preso anche parecchi soldi, per fortuna siamo. Oh, piano, 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 Miro. Non capisco perché devi andare così veloce, hai fretta? No, non ho fretta, qui vai piano. Sì, abbiamo preso parecchi soldi, però ce ne mancano davvero tanti, quindi penso che dobbiamo fare ancora tante missioni che ci diano un po' di soldi, perché altrimenti col cavolo che ricostruiamo un'azienda da zero. Spero che il video comunque vi sia piaciuto, ragazzi. E comunque mi sono dimenticato di dirvi anche un paio di cose prima, che ora mi sono scordato, porca miseria, che non mi ricordo più. La prima. No, aspetta, cos'è che devo dire? Non mi ricordo veramente, ragazzi. Intanto qui, tanto per cambiare, ho sbagliato strada. Tanto per cambiare proprio. Mamma mia, non ho ancora imparato sta Gold Crest, che è la prima a destra, poi tutta dritta. Tanto qui contromano, mamma mia, che illegalità pazzesca, Miro. Ok, alla prima destra, quindi rallentiamo e giriamo. Boh, veramente non mi ricordo, ragazzi, cosa dovevo dirvi, quindi boh, mamma mia, questi vuoti di memoria. Comunque vi ringrazio per la visione, ragazzi. Ah, ecco, che la stagione 2 di The Farm, non so se ve l'avrò già scritto su Facebook o se ve lo scriverò, ve lo dirò in altri video, ma comunque non credo. La stagione 2 di The Farm, se non sarà ancora uscita quando uscirà questo video, sarà fatta sulla Lullo i tamburi Old Streams Map, che è la versione per il 17 che uscirà il 26 di novembre. Ora, appunto, non so quando esce questo video, comunque sarà su quella mappa lì. Quindi tanta roba, perché so che quella mappa lì è stupenda, perché me la ricordo dal 15 era veramente bella, nel 17 credo sia stata un attimino modificata e rivista, quindi sarà ancora più bella, quindi penso che per la stagione 2 di The Farm, visto che non ci sono nemmeno altre mappe concorrenti, almeno credo per il momento, se non avrà troppi problemi io direi di usare quella lì per appunto The Farm stagione 2, e poi ovviamente quando uscirà la Terra Italica riprendere campagna all'italiana, stagione 2, anche per quella sulla deterritarica. Ok ragazzi, ho parlato fin troppo, il video è durato fin troppo, la seconda cosa che devo dirvi non me la ricordo, quindi rimandiamo un altro episodio e nient'altro, mi raccomando, come al solito pioggia di like e non dimenticatevi perché è importante, e al prossimo video ragazzi, ciao.